Benvenuti e benvenute a Generazioni in Movimento, un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendimento duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers, per esplorare l'incredibile dinamica dei cambiamenti demografici e le sfide uniche che le diverse generazioni affrontano oggi. Qui con voi sono Giulio Beronia e c'è anche Isabella Pierantoni. Ciao Isabella. Ciao Giulio, ciao a tutti. In questo episodio dedicato ad attraversare le epoche sociali, esploreremo un po' come le trasformazioni demografiche stiano modellando il nostro mondo in modi mai visti prima. Dalla generazione dei baby boomer ai millennial, dalla generazione Z anche a quelle più anziane, analizzeremo come queste corti generazionali stanno influenzando la politica, l'economia, la cultura e la società stessa, per comprendere meglio il contesto che stiamo attraversando, ma perché no, anche quello futuro. Scopriremo quindi le tendenze demografiche che guidano questi cambiamenti, e compreso quindi anche l'invecchiamento della popolazione, la migrazione globale, le sfide legate alla natalità, ma anche molto altro. Insomma, esploreremo come ciascuna generazione affronta le questioni più urgenti del nostro tempo alla ricerca di un senso di appartenenza. Quindi unitevi a noi in questo, diciamo, in queste sfide, in questo esame delle sfide e delle opportunità che emergono dalle dinamiche generazionali in rapida evoluzione. E sarà, credo, una scoperta avvincente di ciò che rende uniche le diverse generazioni e come contribuiscono alla forma del nostro mondo attuale. Quindi mettetevi comodi, tenete attaccate le cuffie e preparatevi anche per un'intensa esplorazione dei cambiamenti del presente e del futuro generazionale. Isabella, io inizierei proprio da questo, cioè perché parliamo in qualche modo di generazioni, ma soprattutto perché per conoscere le generazioni e queste trasformazioni future non possiamo non parlare di demografia. Ecco, questo è un tema decisamente importante, proprio perché parlare del mondo così come lo conosciamo in termini di generazioni significa contemporaneamente parlare anche di demografia. La demografia è la scienza che si occupa dello studio della popolazione sul pianeta e lo fa attraverso una serie di metodi, sia quantitativi che qualitativi. Per esempio, quantitativi rilevando il numero delle persone, l'ammontare delle persone che popola un determinato paese, ma anche il pianeta a livello globale. E poi a livello qualitativo, osservando le dinamiche che riguardano i cambiamenti della popolazione, in maniera molto più ampia. In termini qualitativi significa osservare come la popolazione si comporta, per esempio in certe epoche caratterizzate da eventi culturali, sociali, economici, politici e così via. Come lo fa? Lo fa utilizzando delle categorie per osservare più in dettaglio la popolazione, e tra queste categorie c'è quella generazionale, cioè osservare i gruppi per coorti di età. Questo punto è particolarmente importante ed è qui il link con le generazioni, perché ci consente di andare più in profondità nel comprendere i fenomeni che trasformano la società così come l'abbiamo sempre conosciuta. Oggi noi viviamo un'epoca particolare che è definita un'epoca di transizione, perché il mondo come lo si immaginava da parte di chi oggi vive e che fa parte della popolazione vivente attualmente solo 10 o 15 anni fa non è più un mondo che tornerà, per tutta una serie di eventi. Allora, osservare questi eventi e queste trasformazioni anche dal punto di vista demografico e letti con la chiave generazionale ci dà intanto delle chiavi in più per comprendere meglio il nostro presente e per capire come pensano le persone e per capire come mai ci troviamo a vivere in un mondo fatto in questo modo. Oltretutto è una chiave di lettura che ci proietta verso il futuro, perché parlare di demografia e quindi di generazioni significa parlare di un megatrend, un termine che ormai è entrato nel quotidiano e che per chiarezza definisco. Quando parliamo di megatrend parliamo di una potente forza di cambiamento, di un potente driver che una volta innescato non si fermerà, durerà nel tempo, ha impatto su scala globale e nel lungo periodo. Per questo motivo impatta su più generazioni a partire da oggi. Ma non voglio rimanere fumoso, insomma,
gli effetti concreti di questi megatrend che possiamo leggere con la chiave generazionale perché ci dà degli elementi in più possono essere per esempio la lettura della popolazione in termini non solo di fenomeno migratorio ma anche in termini di fenomeni di grandi dimissioni per esempio che riguardano la nostra epoca che è un fenomeno che non si è mai verificato e che se lo leggiamo con la chiave generazionale scopriamo che sì è vero è un fenomeno innescato dalle generazioni più giovani in America ma che oggi in Italia e non solo vede anche molti adulti baby boomer che pensano di entrare o di lasciare nel mondo del lavoro per entrare in quelli che sono i loro hobby o altre passioni o progetti che non hanno monetizzato prima ad esempio e così via. Ci sono tutta una serie di elementi importanti che ci aiutano a cogliere meglio l'epoca in cui viviamo proprio con la lente demografico generazionale. Aggiungo solo un punto, per esempio sapere che l'Italia è la nazione che ha il 13% di under 14 rispetto a tutte le altre nazioni europee significa che l'Italia non è solo il paese più vecchio in Europa ma anche il paese con meno giovani in assoluto. E questo è interessante capire che diciamo da questi numeri fondamentalmente che poi sono macroscopici però dipende davvero molto anche poi delle scelte delle decisioni e anche penso per chi ci sta seguendo l'importanza di cogliere come si può agire nel piccolo per cambiare anche insomma i destini delle persone. C'è un elemento importante però da tenere in considerazione che è proprio la parola generazione, cioè aiutaci a dare una definizione o comunque un quadro di riferimento utile perché in questo momento storico magari se ne parla tanto e se ne parla anche male, no? E quindi riuscire ad avere, a cogliere bene quando parliamo di generazione di che cosa stiamo parlando e come dobbiamo rapportarci quando analizziamo insomma tutti questi fenomeni. Allora, sì, in effetti, insomma, quando il tema è abusato ci sono tante interpretazioni. Diciamo che facendo un'analisi dettagliata, il termine, per esempio, generazione appare per la prima volta nella Bibbia, nel libro di Gioele. In termini invece più ampi a livello sociologico, lo dicevamo prima, è una delle categorie applicate all'interno della demografia. In termini sociali invece, quindi antropologici, e qui è la definizione che io preferisco, quella di Lynn Lancaster e David Stillman, che definiscono la generazione o il tema generazionale come tutti quegli eventi e quelle condizioni sociali che ciascuno di noi vive negli anni della sua formazione e in particolare parliamo di un periodo di vita che ciascuno di noi attraversa che è quello preadolescenziale che è un'età all'interno della quale siamo particolarmente influenzabili e proprio quegli eventi e quelle condizioni in qualche maniera influiscono su chi siamo e su cosa diventeremo e come vedremo il mondo. Si parla proprio in questo senso di personalità generazionale, intesa come una personalità diffusa, condivisa per alcuni elementi, tra tutti gli appartenenti nati e cresciuti all'interno di una stessa epoca, che è per sua natura unica, perché è caratterizzata da eventi sociali, storici, politici, economici, come quella che stiamo vivendo, che nessun'altra generazione ha mai vissuto prima, e nessun'altra li vivrà dopo nello stesso modo in cui invece li vivono gli appartenenti a questa generazione di bambini che stanno diventando grandi. Per cui il tema della generazione, la generazione è legata al momento particolare della vita di ciascuno di noi che è intorno alla fase preadolescenziale in cui appunto diventiamo grandi e che è in qualche maniera influenzata anche da quello che accade fuori dalla famiglia. Questo è il modo in cui intendiamo la generazione e la categoria che usiamo per leggere gli avvenimenti e capire le diverse generazioni che ci sono. È interessante perché poi ecco c'è un focus importante, come dici te, sul momento storico in cui la fotografia che uno va a identificare, no? Per capire, perché poi ovviamente possono esserci tante letture anche multiculturali, no? Però tendenzialmente è importante capire che ci soffermiamo a parlare di generazioni anche proprio a partire da quello che avviene in un momento storico durante la fase, diciamo, di crescita, di formazione, che poi è
un elemento importante per chi ci sta seguendo in questo momento. Quindi quello che vorrei chiederti adesso è proprio rispetto ai mega trend demografici di cui ci hai parlato, quali sono poi, ecco, le ricadute sociali che avvengono soprattutto per le nuove generazioni a tutto tondo, ecco, parlando di famiglia, di lavoro, di tecnologia, di economia, di eventi sociali e così via? Allora, le ricadute sono tante. Intanto, come dicevo prima, parlare di questi temi significa parlare della realtà, di quello che è il mondo in cui viviamo oggi. La prima ricaduta è che oggi per la prima volta ci sono ben 7 generazioni che convivono insieme e questo è un effetto straordinario del tema generazionale della demografia, perché vuol dire che si vive di più anche grazie al miglioramento delle condizioni di vita, della salute, delle scoperte mediche, scientifiche e tecnologiche. Uno degli elementi che caratterizza fortemente le generazioni è anche l'avere accesso a determinate risorse o a determinate tecnologie che fanno parte di una data epoca. Questo è un punto importante, perché avere accesso alle tecnologie significa avere un contributo diverso dalle generazioni precedenti nel momento in cui appunto divento grande. Così, se io vivo in un'epoca, ad esempio, in cui non solo ho accesso alle tecnologie, ma ho delle risorse, in cui avere la possibilità di studiare, come è successo per i baby boomer, che è la prima generazione di bambini in questo senso, che ha visto arrivare l'obbligo di andare a scuola fin dal 1953 ed erano bambini in quell'epoca. Questo ha significato per un gran numero di ragazzi e di ragazze poter scegliere di studiare, poter andare avanti negli studi e poter pensare al lavoro come un elemento che migliorava non solo la propria vita, ma anche quella delle famiglie di origine. Il fenomeno della mobilità sociale, che ha riguardato soprattutto le generazioni più adulte, è uno degli elementi che caratterizza le generazioni più adulte, per le quali il lavoro è diventato sinonimo di opportunità, di impegno, di fedeltà verso l'azienda, di lealtà verso le aziende, perché solamente in questo modo è stato possibile, come dire, avere successo, ma anche dare un significato importante alla propria vita e migliorare le condizioni di vita. Se invece nasco e cresco in un'epoca in cui, magari penso alle generazioni più giovani, ma anche alla X Generation, i temi fondamentali sono la disoccupazione, perché il lavoro non è garantito per tutti, oppure come per i millennial, in cui accadono grandi eventi storici come l'attacco alle Torri Gemelle, che ha visto gli adulti non sapere cosa fare per diverso tempo, perché era inimmaginabile, magari queste generazioni possono pensare al lavoro, alla vita e al futuro in un modo diverso da chi invece ha avuto un futuro in cui bastava impegnarsi, non smettere mai di lavorare e avere delle grandi opportunità. Oppure penso alle generazioni più giovani, Z Generation o Millennial, che sono vissute nei loro anni di formazione, sono diventate grandi, in un'epoca impensabile con delle grandi crisi economiche globali, una pandemia e addirittura i bambini della Alpha Generation, che oggi hanno tra 0 e 12 anni e sono quelli che stanno facendo le scuole primarie fondamentalmente o alle medie, che vivono addirittura due guerre occidentali che erano inimmaginabili da 70 anni sopra l'equatore, cioè nel continente nord, tra virgolette. Ecco, questo sicuramente incide sul modo in cui le generazioni possono pensare non solo al lavoro, ma anche al futuro e anche al cambiamento dei modelli sociali, ad esempio, perché cambia anche l'idea di famiglia all'interno delle generazioni che si succedono. Del resto, ecco, una cosa che non ho detto prima e che mi viene in mente adesso è che se abbiamo un modo per immaginare il futuro che si sta preparando ad arrivare, o meglio parliamo di più futuri, perché il futuro è l'unica cosa che possiamo cambiare e ce lo possiamo scegliere in un certo modo, è proprio quello di osservare le generazioni più giovani e i cambiamenti che portano avanti con il loro diverso modo di vedere il mondo e di immaginare il futuro. È molto bello che sottolinei anche, come dire, l'aspetto più di speranza, che forse è anche quello da infondere, no? Poi anche nei cambiamenti più paradigmatici. C'è da dire che quello che ci stai raccontando evidenzia comunque dei gap, delle distanze, legate ovviamente ai momenti storici, agli eventi e a, diciamo, i mindset culturali che poi si conseguono, no? Però è interessante, credo, anche per chi poi si deve interfacciare
con una popolazione giovanile, capire quali sono poi effettivamente le discriminazioni, chiamiamole così, reali, strutturali, che tu hai in qualche modo citato, che da un punto di vista più economico, sociale, insomma, sono evidenti perché sono sostanziose rispetto a, e oggettive, diciamo così, rispetto a quelle che invece poi magari sono dei bias, dei pregiudizi, no? Che poi vengono a essere esaltati nel momento in cui c'è questa anche guerra generazionale, perché poi a livello mediatico, insomma, si spinge tanto su questo quando forse è l'unica cosa che non si dovrebbe fare. Sì, è verissimo. Io infatti amo molto parlare più di punti di contatto o di ponti tra generazioni piuttosto che di differenze, perché se è vero che ogni generazione è portatrice di un cambiamento diverso rispetto a quello portato dalla generazione precedente, è anche vero che è attraverso questi cambiamenti che si cresce e che si evolve. Ci sono tante discriminazioni o forse pregiudizi che possiamo cogliere. Molti li sentiamo tutti i giorni. I giovani non hanno voglia di lavorare, non sono disposti a fare sacrifici. Se gli chiedi una cosa, o la sanno già o non gli interessa. E insomma, tutta una serie di luoghi comuni, come per esempio altri luoghi comuni che riguardano le generazioni più anziane possono essere rispetto al fatto che basta che lavorano, tutto il resto non è importante, o anche un tema economico che prima non abbiamo citato, che è quello della pensione, per esempio. C'è, e questo sì che è un gap importante, però molto realistico, dovuto al fatto che i baby boomer sono l'ultima generazione sul pianeta, e questo ovunque, non solo in Italia, ad aver avuto l'opportunità di risparmiare. Sono una grande risorsa finanziaria, i loro soldi li lasceranno tutti alla Z Generation, perché X e Millennial vengono saltati perché hanno bisogno dei soldi dei baby boomer per andare avanti spesso, quindi è diverso, quello che resta resterà alla Z Generation. Però c'è un fenomeno importante, che è quello della mobilità sociale, che dalla X Generation più giovane, cioè le persone che oggi hanno tra i 42, 43, 56, 57 anni, hanno cominciato a vedere di meno. I millennial non lo vedono proprio, perché la possibilità di andare in pensione in un mondo sovrappopolato, dove i sistemi fanno fatica a resistere, di sicuro può creare qualche scompenso e qualche gap. È vero però che sapendole queste cose possiamo gestirle e possiamo immaginare delle strategie. Un altro pregiudizio che è molto diffuso e che invece, osservato dal punto di vista demografico e generazionale, viene scardinato, è quello del gap digitale. Se è vero che all'inizio le generazioni più adulte, gli over 55-60, hanno avuto difficoltà a prendere dimestichezza con il mondo digitale, oggi gli over 60, per esempio, anche in Italia, sono quelli che 8 su 10 hanno uno smartphone. Quindi, come dire, se ci sono dei valori e degli elementi importanti che una generazione porta avanti, e non solo le tecnologie, ma anche l'idea di un lavoro meno stressante, meno performativo, eccetera, è un valore che si diffonde anche a tutte le altre generazioni. Non so quindi se ci sono, sì, quindi ci sono insomma anche punti di contatto che vedi, non soltanto distanze. Ce n'è qualcuno in particolare che vuoi ulteriormente sottolinearci, che può aiutare poi questo viaggio verso l'inclusione? Ma sicuramente ci sono due punti importanti che forse sono, come dire, rilevanti anche per i temi di cui ci occupiamo. Uno è l'atteggiamento verso l'education, verso l'istruzione, l'apprendimento. Per esempio, le generazioni più adulte, prima del Covid, nel 2019, c'è un dato che mi ha particolarmente colpito, io non lo sapevo, ma l'Università della Terza Età, che esiste in Italia da 30 anni, ha avuto dal 2011 al 2018 quasi un raddoppio di iscrizioni, e guarda caso è esattamente quando sono arrivati i baby boomer usciti dalla pensione. Questo ha accomunato molto la voglia di apprendimento, di sapere le cose, con le generazioni più giovani. Un altro elemento che secondo me è un punto di contatto favoloso e che può essere utilizzato per facilitare lo scambio tra le generazioni è il fatto che le generazioni più giovani, lo dicevamo prima, hanno saputo fare di un bisogno molto consapevole, che è quello di vivere la vita anche oltre il lavoro, una richiesta e una necessità, lavorando su due temi particolari, il fattore tempo e il fattore competenza. Le generazioni più giovani hanno scardinato l'idea che la competenza
strategica, essenziale, eccetera, perché se la sono costruita con dei percorsi di studio molto più brevi, grazie all'accesso alle tecnologie, rispetto alle generazioni più adulte. D'altro canto, l'esperienza delle generazioni più adulte non può mancare anche se tu sei competente. E questo è un punto di incontro favoloso dal mio punto di vista, perché la competenza è vero che non è più, come dire, requisito indispensabile nel mondo del lavoro, perché quello che ti serve te lo puoi costruire ormai tutti, e questo lo sanno anche i più adulti, con un corso full immersion di una settimana, dipende dalla competenza, a 3 mesi, magari anche nelle università più prestigiose, ma l'esperienza è qualcosa che te la devi fare, tra virgolette, concretamente. Mettere insieme queste due visioni, per esempio in Giappone, ha come risultato il fatto che ci sia il 4% di disoccupazione, cosa che in Italia non è esattamente così, insomma. Oppure altri elementi, come appunto il riappropriamento di una realizzazione di sé che non passa più solo il lavoro, e questo lo insegnano i più giovani e ai più adulti, ma anche attraverso una gestione del tempo che lascia spazio ad altro. Sono Bene, un tante le cose. bel, no, molto interessante perché ci dà anche forse un gancio per anche il prossimo episodio dove approfondiremo un po' anche queste tematiche. Siamo nella parte conclusiva dell'episodio, quindi a questo punto ti ringrazio per questi approfondimenti e queste riflessioni che ritengo insomma stimolanti e spero siano state anche insomma per chi ci segue. E non so se vuoi lasciarci qualche link, qualche elemento di approfondimento per chi vuole magari continuare poi a andare fino in fondo, insomma, ecco, su queste tematiche. Ma guarda, link quantitativi, per esempio il nostro sito Istat finalmente dal 2016 si occupa anche di generazioni in termini di report, quindi andare sul sito sicuramente dà l'opportunità di raccogliere dati, ma anche di vedere le cose da un certo punto, sapere com'è composta la società italiana è importante. Il Pew Research Center americano che fa delle analisi sull'Italia, in termini di libri ce ne sono molti. Per esempio c'è Federico Capeci che ha scritto Millennials, ma anche altri elaborati. Sicuramente partire da chi ha parlato per primo di generazioni, il sociologo Karl Mannheim, che con il suo libro Generazioni, che è piccolo e si legge benissimo, e magari dare uno sguardo al futuro con il rapporto sui limiti dello sviluppo. Che è stato il primo lavoro commissionato dal Club di Roma, uno dei primi think tank di futuro nato in Italia stavolta nel 68, all'MIT, disponibile gratuitamente online e che parla proprio di questi temi. Benissimo, allora Oltre grazie. che mi viene in mente seguire naturalmente il podcast di That's Why che si occupa di questo e anche il blog di Generation Mover. Assolutamente sì, lo consigliamo perché ovviamente è il nostro pane quotidiano. E grazie davvero ancora allora Isabella. E niente, siamo alla parte conclusiva, quindi a questo punto vi ringrazio per aver seguito Generazioni in Movimento e quindi per saperne di più anche sugli altri contenuti formativi del percorso, visitate il sito web del progetto Future Skills for Trainers all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. A presto! A presto, ciao a tutti!